Allora, Gaetano De Michele, 18 anni, conservatorio Paisiello, giusto, perfetto. Tu sei uno dei cantanti, degli artisti esclusi, sei comunque qui. Sono comunque qui perché comunque è una bella manifestazione, ci sono tanti amici, tante persone che conosco. Poi comunque il primo maggio è sempre il primo maggio. Io ho inviato la mail all'organizzazione, però non ho ricevuto risposta. Quindi le selezioni si sono svolte in questo modo, tramite mail, e chiaramente immagino anche il disco, qualcosa che testimoniasse quella che è la tua attività professionale, giusto? Sì, c'erano delle tracce audio registrate in studio, io l'ho inviata all'organizzazione più volte la mail, però non ho ricevuto risposta, come dicevo prima, dall'organizzazione. Che tipo di musica fai? Io eseguo brani sia di musica lirica che musica leggera. Mi dicevi che adesso c'è una sorta di collaborazione con Francesco Renga, giusto? Col pianista di Francesco Renga, sì, Vincenzo Messina. Lavora con Renga da circa 12 anni. Sto per fare un brano, presto uscirà in tutti gli store su internet, gli store di Taranto e la Puglia. Quindi comunque, voglio dire, vai avanti al di là del concerto del primo maggio, che è sicuramente un palcoscenico importante in questo momento, però domani continuerai per la tua attività. Certo, io oltre al brano col pianista di Renga ho scritto un brano insieme a Francesco Leggeri, un giornalista di Taranto, e poi oltre al pianista di Renga collaboro con Mario Rosini, il grande Mario Rosini, non so se lo conoscete, secondo a Sanremo, Sei la vita mia, quindi abbiamo fatto dei brani insieme, vediamo come vanno, diciamo. Senti, con gli occhi di un diciottenne, questo primo maggio è quello che, soprattutto, il messaggio che vogliono lanciare attraverso questo evento. Tu sei giovanissimo e quindi penso che senti ancora di più rispetto agli altri quella che è la problematica che stanno cercando di affrontare su questo palcoscenico. Cosa hai da dire in merito? Certo, domanda abbastanza difficile, però comunque io la vivo come tutti gli altri giovani che sono qui oggi al primo maggio, sono emozionatissimo, con tutto che comunque non sono lì sul palco, però comunque mi diverto, dai. La problematica di Taranto è molto importante, l'Ilva, tutti i problemi che ci sono da affrontare, però comunque si va avanti, no? Io vado avanti. Il primo maggio è anche e soprattutto la festa dei lavoratori, quindi tu ti affacci al mondo del lavoro e soprattutto in un settore che non è sicuramente molto semplice. Che cosa ti aspetti? Cosa credi che ci sia dietro l'angolo per un ragazzo di 18 anni oggi che vuole fare musica e che vuole sicuramente farsi strada? Cosa credi che ci sia? Non ho capito. Dietro l'angolo per te, oggi. Beh, naturalmente si sa, nel canto ci sono vari sistemi che comunque non funzionano abbastanza bene. No? Però io, oltre alle delusioni, alle cose comunque che ho visto, no? nel mondo dello spettacolo, vado comunque avanti per la mia strada, continuo a studiare, magari un domani divento anche insegnante di musica, quello mi auguro. Ma farei di questa tua passione una professione, anche se molti dicono che la musica in effetti non è una professione, ma è soltanto un modo per soddisfare quelle che sono le proprie esigenze? Non è una professione, attenzione, non è una professione quando uno cerca di mirare in alto, no? Come per esempio vediamo tantissimi cantanti famosi, no? Che si aprono un'attività oltre a fare la professione del cantante. Però secondo me, con lo studio, con la voglia, comunque con la passione, la voglia di arrivare, uno può comunque studiare, arrivare a insegnare canto in conservatorio o aprirsi una scuola di canto, un'accademia. Ci proverai anche il prossimo anno a salire su questo palcoscenico? Certo, mi metto in fila già da ora, così avviso gli organizzatori, vediamo un po' cosa mi rispondono. Allora, in bocca al lupo. Crepi.